Ciao. Ciao. Papara papara papara. Un'idea. Insultate, se no non posso vedere che è in diretta. Ed eccoci di nuovo in onda con il Closer dei Chainsmokers, grande hit di quest'estate, dell'estate passata 2016. Ma noi, adesso è arrivato il momento del nostro notiziario. Prego, musica del notiziario. Prego, musica notiziario, regista. Pa pa pa, pa pa pa. No? Che tristezza, mamma mia. Ma guarda, su la produzione del disegno. Sono finiti i fondi, ci dicono dalla regia che Donald Trump ci ha tagliato anche questo. Ci ha Per i tagliato. primi 5 Perché? Che giorni cosa è di attività successo? Che il 20 gennaio ha giurato Donald si Trump. è insediata alla Casa Bianca, finalmente. Ecco. E in questi 5 giorni diciamo che non ha tradito le Ha aspettative. fatto di tutto, io non ce la faccio a stargli appresso. Firma un ordine presidenziale ogni 2 secondi e twitta ognuno, quindi twitta e firma ordini presidenziali. Cinguetta. Ne parleremo come primo argomento, perché è l'argomento, uno degli argomenti più importanti. Ovviamente che poi influenzerà i prossimi anni geopoliticamente I parlando, quindi. prossimi, almeno i prossimi 4 anni. Poi, sentenza dell'Italicum, oggi c'è stata la Corte Costituzionale che... Proprio poco fa, breaking news. Eh sì, ma ha aspettato noi in realtà. Esattamente, hanno Questa qua è aspettato. un'ultima, ci ha aspettato, ha detto no, prima noi dobbiamo emettere la sentenza, prima che parta Radar, ma non tantissimo prima, sennò poi la notizia diventa, sai, vecchia, Obsoleta. obsoleta. E quindi una sentenza da una parte sull'Italicum e dall'altra parte sempre la Corte Suprema, in questo caso inglese, ci delizia con un'altra sentenza molto interessante sul È la Brexit. settimana delle corti supreme in Europa. Sono Esatto. grandi protagoniste queste. Speriamo anche oltremanica prima o poi per magari un impeachment nei confronti di Esatto, Trump, dai. Kelsen sarebbe veramente, veramente entusiasta. Poi parleremo ovviamente di quello che è un caso in casa, un caso in casa. Senti che bello, questo gioco di parole, in casa 5 Stelle, perché? Perché Virginia Raggi ha ricevuto un avviso di garanzia per quanto riguarda la nomina di Marra, il suo capo del personale, e poi parleremo anche qui perché c'è stata ovviamente, c'è tuttora una, diciamo, un'ampia discussione, forse è un eufemismo, comunque una bagarre tra il PD che accusa, ah, avete cambiato Idea idea sugli avvisi di adesso. garanzia adesso, sì, esattamente, anche se poi vedremo, entreremo nello specifico, in verità non è così perché già il Movimento 5 Stelle da qualche tempo attraverso Beppe Grillo aveva sostanzialmente detto che no, negli avvisi di garanzia non per forza dimissioni. Esatto, quindi c'è stato tutto il cambio del regolamento e poi naturalmente c'è anche questo nuovo, diciamo così, questo nuovo codicello nel regolamento che i parlamentari del Movimento 5 Stelle dovranno concordare, diciamo così, tutto quello che diranno nelle varie interviste, pena l'espulsione diretta dal movimento. E poi parleremo delle primarie nella gauche che si sono tenute, nelle primarie della sinistra francese, che hanno visto, diciamo così, un candidato particolare, il Bernie Sanders francese, imporsi su quello che invece sarebbe dovuto essere un candidato spendibile subito, cioè Manuel Valls, l'attuale primo ministro. Quindi, insomma, tanti gli argomenti, noi avremo quasi un'ora per parlarne, ovviamente con tutta la nostra sagacia, giusto, che ci contraddistingue. Niente, oggi è perso, il nostro Herrera proprio No, che stavo non cercando di ci leggere segue. il titolo della canzone, ma era troppo lontano, sono senza occhiali e poi troppo Ecco, la lungo. vecchiaia incombe. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'adolescente fluorescente degli Arctic Monkeys. Ma rompe vergognate tutte e due. Uno che sa leggere e l'altro che deve fare traduzione. Come quella volta che. Fluorescente È più imbarazzante quella volta che mi ci scordai come si sedeva. adolescente. È imbarazzante quella volta? Come. I Griffin li conosci? Sì. Tipo, è imbarazzante come a volte mi scordai come ci si Ah sedeva. sì, che si è bloccato. Allora, io Esatto. devo vedere quanta batteria. Vabbè, il mio cellulare andrà così, andrà. Salutiamo tutti quelli che sono in Perché diretta. tu la vedi o no le persone che sono in diretta? Che è sta cosa? Perché tu sì o Perché io ho un iPhone? no? Eh? Perché ho un iPhone? Io sono ricco. Ho un iPhone e quindi posso permettermi. Sai che invece l'altra volta non ti dava a te e non ti dava neanche a me, ora Ma invece sì. non lo so, non lo
non so qual è la logica delle dirette. Senti, allora, delle dirette Pfizer Book. Cominciamo con Trump. Sì, sì. Inserimento, io ho selezionato quattro punti grossi: TPP, NAFTA, ambientalismo, esatto, e taglio fondi agli abortisti, diciamo. Poi, prossima settimana, molto probabilmente arriverà la nomina della Corte Suprema. Quanti ne nominano loro? Tutti. Presidente, tutti? Il presidente nomina tutti i giudici. Però ti parlo e addirittura nomina anche tutti insieme. No, quando si libera un seggio nomina... quello. Ah, certo. Sì. Non sì, è che loro hanno l'incarico a vita. Esatto, non può farli. E addirittura sceglie anche il presidente. Presidente. Comunque, quando poi parliamo... cosa Fabrizio Top? Fabrizio Top di che cosa? Francesca scrive, ma non vi vergognate Fabri Top. Ma Top di che? Il senti, Top che si mette in bagno? Ascolta un secondo. Tu hai fatto almeno due blocchi su Trump, immagino, vero? Ma pure tre. Ok, sull'ultimo blocco, diciamo l'endorsement di Grillo su certo, questa qua, l'endorsement di Grillo, e io vorrei tutto, poi correlarlo insieme a questa indagine qua di Ilvo Diamanti, che è molto interessante, scusa, sull'uomo solo al comando, insomma, vedi qua Grillo del superuomo, e Grillo elogia questo qua, o dell'oltreuomo, come direbbe. Va bene per te? Sì, così ci ricordiamo. E poi dopo, se vogliamo, il blocco dopo, già che abbiamo parlato di Grillo, ci possiamo legare 5 Stelle. No. O li colleghiamo, oppure li colleghiamo con la Brexit. Ma me lo metti sopra Parpoleis, così dopo la mando io? No. Allora, mando tutte e due io. The giornalisti, merda. Potrebbe nominare la decisione Berlusconi, Lazio, Juncker, Trump, Juventus e persone anziane tutte. Ed eccoci di nuovo in onda per iniziare questo nostro viaggio nella politica, in questa settimana incandescente, in questa settimana di passione per questa la politica. Piena di piena notizie. Piena di notizie. In Italia, oltre Alpe, negli Stati Uniti, oltreoceano, oltre Manica, tutto. Ma iniziamo con Donald J. Trump, che è diventato ufficialmente il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Un applauso. Nessun applauso. Io mi astengo. Io non lo so, guarda, non ho parole. Dobbiamo gioirne. Avrei applaudito nel caso, avrei fatto applausi nel caso solamente... 45esimo presidente. Il problema è che sono tutti i 5 giorni successivi da quando è diventato 45esimo infatti, presidente. Infatti, perché? Perché Donald Trump non ha perso tempo. Camera e Senato, anzi il Senato sta già provvedendo a votare sulle nomine della squadra di Donald Trump. Ricordiamo brevemente Rex Tillerson, che pensate un po', è un ex, anzi l'ex CEO di una delle più potenti industrie, una delle più importanti aziende private degli Stati Uniti, un miliardario sostanzialmente. Come del resto Trump, in fondo. Come del resto Donald Trump, ma come lo è anche il ministro dell'istruzione. Diciamo che è stato raggiunto un record con Donald Trump. Perché? Perché è la squadra di governo più ricca dal 1789, cioè dal giuramento di George Washington, il primo presidente. Ed è anche Donald Trump il primo presidente a non aver ricoperto nessuna carica elettiva, e questo non era mai accaduto prima. Quindi è certo che non ha mai avuto una vita pubblica, inteso no, nelle cariche pubbliche, però ha avuto ovviamente una grandissima vita nelle imprese private. Esatto, una sorta di, lo avremmo chiamato palazzinaro, no? Di palazzinaro. Ma una volta approntate le nomine, il Senato le sta discutendo con un Bernie Sanders che sta dando molta battaglia, il senatore più socialista d'America sta dando veramente ampia battaglia. Vediamo, è colui che ha perso le primarie del Partito Democratico contro Hillary Clinton. E si stanno subito vedendo i primissimi provvedimenti. Possiamo citarne alcuni. Il primo è un ordine esecutivo che vuole l'uscita dal TPP. Quindi gli Stati Uniti escono ufficialmente dalle trattative per il trattato transoceanico, dell'accordo transpacifico per il commercio. Per il commercio, esattamente. Non era ancora stato francamente aperto questo, cioè sostanzialmente c'era bisogno ancora di una ratifica da parte del Senato statunitense, però lui comunque ha sciolto le riserve, ha detto noi non faremo parte del TPP, che sono 12 stati dell'area pacifica, che va fino addirittura alla Malesia, c'è la Nuova Zelanda, il Canada, il Giappone, che è stato storicamente dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, esclusa la Seconda Guerra Mondiale, un grande alleato statunitense.
un'area, se vogliamo così dire, di libero scambio con un abbassamento dei dazi doganali per oltre 18.000 prodotti, 18.000 tipi di prodotti alimentari, tecnologici e via dicendo, tagliando in questo modo, ovviamente, i dazi doganali restano alti come erano precedentemente al TPP sostanzialmente. E quindi, ecco perché poi si apre anche il famoso incontro di Trump con le case produttrici di automobili. Il rischio di cui appunto parlava Trump anche in campagna elettorale era quello dell'invasione giapponese delle automobili nel mercato statunitense, che avrebbe poi nuovamente abbassato il livello di E occupazione e che via poi dicendo. sostanzialmente è la paura di quella classe media che ha eletto Trump Esattamente. presidente. Un altro provvedimento che subito ha preso Donald Trump è stato quello del famoso muro, perché con un altro ordine presidenziale firmato proprio oggi, il muro con il Messico si farà, costerà 14 miliardi di dollari e sarà appunto un muro, quindi non è a carico del Messico a quanto pare, però secondo Donald Trump il Messico risarcirà gli Stati Uniti di queste spese, e che dovrebbe impedire, nella logica di Donald Trump, tutte quelle che sono, diciamo così, sconfinamenti dei messicani che fuggono negli Stati Uniti, nei vari confini, con il Texas, in Arizona, per trovare una vita migliore negli Stati Che è Uniti. anche, diciamo, una logica che si contrappone alla logica anche repubblicana del passato, cioè quella di esportare la democrazia in un certo modo, cioè esportare lo status di vita statunitense, arricchendo ovviamente paesi esteri, magari inondandoli con beni di consumo, paesi che precedentemente non avevano. Ecco, in questo caso invece c'è un'ottica completamente di chiusura e Di chiusura. anche di rottura con il passato, ripeto, anche repubblicano stesso, quindi. Soprattutto perché Donald Trump ha esplicitamente detto che non ci sarà più nessun, diciamo così, nessun trasporto di democrazia, nessuna, come è stato fatto poi in Iraq, in Afghanistan, nessuna intenzione Come dicono loro, esportare di la democrazia. esportare la democrazia o la cultura americana semplicemente tramite i manufatti, diciamo, della cultura americana. Ma ne Noi adesso ci continua. andiamo ad ascoltare i dei giornalisti con tra la strada e le stelle. Perché mi hai messo i dei giornalisti? Dimmi che li ha messi i Megaseg. Perché hai tolto Purple Stava là Pensa, Purple Haze, ero che talmente palle. tanto esasperato nel sentirli che alzo la strada alle stelle. Babba. Ecco, Che ha detto? Stai sereno, Fabrizio, stai sereno. Ah, lo vedi? Si vede così la mia diretta. Non c'è pace sta cosa. E sulla mia? Non c'hai come amico. Sì, ce l'ho come amico. Ce l'hai? Ah, sì, giusto. Andiamo meglio qua. Non c'è la tua diretta, Daniele. Ah, no, eccola, sì. No, pure la Bertotto! tua è. Boh. Ah, ci sto. Sì, c'è. Ma perché stava più sotto? Ciao Berto. Adepa, nonna Adepa. Eccezionale. Sì, Saluti lo anche so che a Dario. imploderanno, ma tanto non mi importa nulla che implodono. Senti, abbiamo chiuso. Su cosa abbiamo chiuso? Abbiamo chiuso sulla non volontà di esportare, quindi io riprenderei sull'isolazionismo economico, quindi ovviamente anche il mercato delle automobili, quello che lui ha detto sull'ambiente, e poi direi flash nafta e le abortiste. Farei questa cosa qua. Ah, è anche l'oleodotto, Vogliamo fare poi queste cose qua in unico, poi oleodotto e endorsement di Grillo nei suoi confronti? Così abbiamo fatto tre blocchi? Prova a ripeterlo. I dei giornalisti sono una scocciatura immane. Quando ce ne libereremo, sarà per me un giorno dell'indipendenza. Sarà come il 25 aprile, sarà come il 4 giugno del O 44. altrimenti il giorno dell'indipendenza del Portogallo, che si tiene Non me lo ricordo, il dimmelo. 25 aprile del Portogallo, che giorno è? Non me lo Il ricordo. 25 aprile. Ah, davvero? Sì, lo stesso Davvero, giorno. non mi veniva. La rivoluzione dei Non me lo garofani di ricordavo. cui sa bene Fabrizio, sicuramente. Tra l'altro è morto da pochi giorni Suarez. Chi? Suarez, il presidente Suarez.
Ah, pensavo No, il giocatore Luisito. Suarez, cioè io gli cito è morto Suarez e lui mi fa Raf, sei il mio presbiteriano preferito. No, in realtà sono il tuo Oh, ma appartenente al insulti qua? Kirk Dai, eh. preferito. Senti, disannuncio io? Sì, disannuncia però non perché io già ho commesso 2 volte lo stesso errore, quindi non disannunciare del tipo ritorniamo in onda. Ah, fallo te, io annuncio Purple Haze. Dai. È Jimi Hendrix. No, ma ritorna te in onda, No, no, non no, dobbiamo no, rifallo te, rifallo dire te. ritorniamo in onda. Io faccio Purple Haze. Vasco Rossi. Questo passa il convento. Il convento presbiteriano. Esattamente. Il convento scozzese. Dannati scozzesi, hanno rovinato Sto la baffetto, Scozia. guardalo. Sì, va bene, tagliamo sta cosa. 19-17, anno della rivoluzione bolscevica. Noi invece Ti sei ritorniamo. salvato per un minuto, 17-18. Ma mi sono salvato in corner. Noi Donald Trump. invece non Donald parliamo di J. Trump. bolscevismo, vero? No, 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 Tutt'altro. tutt'altro, anzi, noi parliamo del dimmi. Un Anche se c'è una, elemento diciamo, bolscevico in Donald Trump? no, al contrario, però c'è una distensione nei confronti di quello che fu il paese dei bolscevichi in Ah, tempo. Quindi sì. in politica estera, anzi, sicuramente sembra in questi primi momenti che le tensioni Russia e Stati Uniti siano non più tese come No, quelle con sì, Obama. hanno questi due paesi non Rilassate. riconciliati, però stiano vivendo una nuova fase dei loro rapporti che avevano raggiunto un livello critico in negativo, ovviamente, durante l'amministrazione Obama, per i motivi più disparati. Ricordiamo la Siria, ricordiamo l'annessione della Crimea, tra l'altro, perché poi c'è Assolutamente sì. stato questo episodio, poi diciamo così, la memoria purtroppo del contemporaneo tende a A essere. meno che non guardi la Champions League, perché in quel caso saprebbe che lo Shakhtar Donetsk non può più giocare in Crimea, ovviamente, cioè non può più giocare dove stanno loro perché è invasa dalla Russia, non è Io più ucraina. rimango veramente allibito, senza parole, da questa tua nerdaggine sul calcio. Ma noi dobbiamo occuparci di Degli Donald sti primi Trump 5 giorni della prima settimana e non è perché finita. abbiamo citato gli altri, abbiamo citato alcuni ordini esecutivi, ma ne sono stati fatti degli altri. Quello più discusso è stato, diciamo, quale? Quello sul diritto dell'aborto. Perché? Perché Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prosciuga tutti i fondi statali per le donne che desiderano, diciamo così, intendono praticare l'aborto. Un ordine esecutivo firmato e anche una proposta di legge, tra l'altro, forse per renderlo illegale a livello federale. Donald Trump ha detto che firmerebbe questa legge anche con la benda, insomma, tutto, firmerebbe. È un pro-life convinto e questo sta facendo discutere tantissimo. Tra l'altro, ricordiamo che c'erano alcune pagine per i diritti delle donne, per i diritti della comunità ispanica e di quella afroamericana, alcune pagine sul sito ufficiale della Casa Bianca, pagine che sono del tutto scomparse. Ed anche quella sulla protezione dell'ambiente è scomparsa. Tanto è vero che uno dei consiglieri di Donald Trump per quanto riguarda le tematiche ambientali è uno fortemente scettico nei confronti del Sì, proprio cambiamento il capo del ambientale. Dipartimento Ambientale sostanzialmente non crede ai cambiamenti ambientali, che ormai sono francamente una grande realtà, e ha affermato appunto di essere Trump convinto un convinto ambientalista, ma che l'ambientalismo ha preso dei valori praticamente esagerati, troppo radicali in questo periodo, che hanno poi influenzato l'economia stessa interna statunitense per quanto riguarda le automobili, perché è forte, insomma, l'industria del petrolio è l'industria automobilistica negli Stati Uniti. E per questo proprio ha incontrato i CEO, no? I Chief Executive Officers di alcune delle case produttrici di automobili come Contado Marchionne, FCA, Fiat Chrysler Ribattezzato Automobiles. Marcionni anche in conferenza stampa, il portavoce di Donald Trump lo ha definito Sergio Marcionni. Quindi sostanzialmente non solo appunto FCA ma anche Ford e General Motors sostanzialmente ha detto che bisogna riprendere a costruire
le automobili dentro gli Stati Uniti Stati per gli statunitensi è anche un esempio della cosiddetta conspicuous consumption, cioè questo stile di vita che si caratterizza dal benessere, ovviamente, con assicurazione appunto per taglio delle tasse a chi costruisce dentro e deregolamentazione per quel che riguarda l'ambiente, Esatto. ovviamente. Un altro ordine esecutivo che prevede la costruzione dell'oleodotto fermato da Obama, ma a quanto pare si riprenderà, che nelle terre Sioux degli antichi indiani. Le 15, e invece questo oleodotto a quanto pare si farà. Ma prossima settimana, molto probabilmente, ci sarà anche la nomina per sostituire il giudice Scalia, che è deceduto l'anno scorso a marzo, e Donald Trump molto probabilmente nominerà un giudice fortemente conservatore, quindi ovviamente pro-life, contro i matrimoni omosessuali. Probabilmente si vocifera che sia un candidato l'attuale procuratore generale dell'Arkansas. E quindi, insomma, vedremo come anche qui la Corte Suprema è un organo molto importante negli Stati Uniti. Quindi, Donald Trump, noi lo osserveremo le altre sue azioni, perché veramente non ci Cinque distappa adesso, giorni ha e... dato di tutto. Noi però adesso andiamo in musica e lo lascio a te. Ma guarda, ho 30 secondi di intro, quindi qua non posso che parlare almeno di mezza Che biografia andare in della brodo vita. di giuggiole. Abbiamo un 28enne, una persona che è venuta a mancare a 28 anni, ma che ha influenzato, diciamo, la musica, non solo il chitarrista, la figura del chitarrista dagli anni fine 60 in poi. Un maestro, un eroe, un idolo dei nostri tempi. Jimi Hendrix con la bellissima Purple Haze. Madonna, quanto d'accordo. Abbiamo sconfinato anche in Get Ma tu Back, pensa, sostanzialmente. ma pure fatto l'introduzione all'annuncio, cioè pensa quanto sono commissariato, sono più commissariato del PD a Roma io. Don't know why. Excuse me while I kiss the sky. Speriamo che non scatti più, infatti, però la connessione è debole, dice. Sì, infatti sto Oh, facendo con il 3G. Infatti è il club dei 27. 42,70? 43,70. Ma lui è Quarantatré del 42. settantuno. Del 42. Ok. Sì, è Poi del entrato nel 42. famoso club dei 27. Amy Pensavo tutti i Winehouse. 28 invece, che il 27 non l'ho mai sentito. Lei, Attenzione. Janis Joplin. No, cos'era? Jim Morrison, che è nato nel 43 e morto nel Nel 70. 71? Sì, mi sembra pure nel 43. Lui è morto l'anno dopo. Janis Joplin nel 70 stesso. Sei. Dieghito, Dieghito, stasera faccio tante buste. Vorrei sottolineare, a proposito di buste, ieri ne ho fatto una a Pantellini. Oh mamma. Pronto. Oh mamma. Allora, senti, abbiamo finito con Trump, oppure vogliamo parlare di questa, dell'endorsement, legarlo alla cosa del voto ai manti e poi all'avviso di garanzia dei raggi, siamo sempre 5 stelle? La cosa dei diamanti. Te l'ho detto. L'endorsement Ah, no, di... sì, Tu collega, vuoi sì, no, non ricominciare... avevo. No, ho detto che diamanti, che cosa, i diamanti, mo che c'entrano i diamanti? No, avevo capito diamanti. Brillanti. Vogliamo Sì, ricominciare sì, sì. quindi da Trump? Trump che ottiene anche una serie di consensi anche oltreoceano, così. Torneremo prima o poi in onda. Ma io vorrei capire il mio cellulare a quanto sta, ma non mi fa. Ah, eccolo, 51. Perfetto. Un attimo. Jimi Hendrix, E Purple nell'annuncio, sì, Haze. nell'annuncio abbiamo sconfinato anche con Get Back. C'è stata una commissione tra Radar e Get Back. Il nostro Daniele si è perso nei ricordi. Eh sì, l'età aiuta L'età tanto. aiuta, l'età è così, insomma, è anche foriera di questi attacchi Di ogni queste tanto. Di nozioni, diciamo, che si quanta possono imparare solamente saggezza, sul campo. quanta saggezza.
Noi concludiamo il discorso di Donald Trump, ma concludiamo per oggi perché, ripeto, saranno 4 anni secondo me Perché mercoledì prossimo stellari. sarà la seconda settimana di Esatto, Trump e alla non Casa mi Bianca. immagino, e se, guarda, Questa posso è la solo, prima. esatto, posso solo immaginare quello che accadrà nell'arco di una settimana. Ci abituate a cambiamenti veramente nel giro di mezza giornata. Ma comunque a quanto pare è ben apprezzato Eh Donald sì. Trump, perché anche qui in Italia prende ovviamente dei consensi tutt'altro che piccoli, no? Abbiamo il leader di quello che è il partito di maggioranza relativa, Il sia alle nostro elezioni Beppe. 2013 che oggi, Il nostro evidentemente. Beppe Grillo che ha rilasciato Sul un'intervista. giornale della Domenica Francese, di cui non pronuncerò il nome perché me lo sono dimenticato, che o meglio, me l'ha consigliato, me l'ha suggerita la pronuncia Ecco, vedi, Fabrizio, poi ma parlavamo dell'età e appunto vediamo come si esplica non così. aiuta. Si esplica pienamente, ma ovviamente ha rilasciato questa intervista, intervista che poi ha fatto molto discutere perché. Perché secondo Beppe Grillo l'ordine internazionale ha bisogno di uomini forti come Donald Trump e Vladimir Putin. Quell'uomo Affermazione forte. che poi è stata contestata da Beppe Grillo dicendo che la traduzione era pessima, non era quello che voleva dire, però rimane comunque di fatto una certa simpatia, una sostanziale simpatia. Io ricordo il giorno dell'elezione, l'8 novembre, Donald Trump, Beppe Grillo ha detto che era il Movimento 5 Stelle d'America, Donald Trump, e che anche in Italia ci sarebbe stata una cosa del genere. Sì, sostanzialmente lui ha detto che, anzitutto vorrei sottolineare che ha smentito quell'uomo forte, ma ha parlato di personalità forte, che sono due concetti differenti, anche perché l'uomo forte c'è molto richiamo alle dittature, al fascismo, che comunque l'Italia ha vissuto nel passato, negli anni 30, 20, eccetera, dittature, quindi penso per questo abbia cercato di sottolineare, no, non ho detto uomo forte, ha parlato di quel Trump come un movimento 5 Stelle statunitense proprio perché non proviene dall'establishment, proprio una personalità completamente nuova dal punto di vista politico, come dicevi te, sostanzialmente il primo presidente che non aveva mai avuto un incarico pubblico precedentemente. Ma, posso dire, il richiamo interessante c'è anche con Putin. Trump comunque non ha ancora, diciamo, avvalorato le tesi di chi dice ma Trump è un dittatore, sostanzialmente. Putin invece alcuni picchi di autoritarismo in Russia ci sono sotto la sua egidia, penso solo alla libertà di stampa che non è completely free, no? Però è anche vero che Donald Trump, vabbè, sono due sistemi costituzionali completamente Assolutamente diversi, la sì. Russia e gli Stati Uniti, su questo siamo tutti d'accordo, penso. Però abbiamo visto già anche i rapporti molto, molto complicati e tesi tra Donald Trump e la stampa. Abbiamo visto come Donald Trump, c'è stata tutta la polemica sulla giornata dell'insediamento, sulla cerimonia, c'era poca gente, Donald Trump ha detto che è tutta una bufala, anzi adesso non c'è più il concetto di vero o falso. Ma c'è il concetto di verità alternativa, Esatto. coniato proprio da Donald Trump. Lui dice che afferma solamente verità alternative rispetto alla stampa, che Una invece stampa di regime, come una direbbero qua stampa in. di regime che lo accusa e che delle più nefande attività. Sta di fatto che Donald Trump comunque dà l'impressione di essere una personalità molto forte, una personalità che avrà una forte impronta anche perché non proviene appunto dalle fila del partito e quindi può essere un po' più indipendente. Non è un caso che non abbia vinto nessun candidato alle primarie del Partito Repubblicano che provenga appunto dal Partito Repubblicano perché ha vinto Trump. E questa forza, diciamo, dell'uomo solo al comando, quella che in Europa chiamiamo l'uomo solo al comando, che poi è anche foriera L'uomo appunto del destino. l'uomo di destino, che poi foriera anche di populismi e via dicendo, si è stata analizzata proprio questi giorni da Livio De Manti, che con il suo istituto Demos ha fatto tutta una serie di ricerche interessanti, per esempio sulla crescita del piacere delle persone nei confronti dell'uomo solo al comando. Si passa da un sotto 50%, 49% del 2004, in cui comunque c'era un uomo forte in Italia, come Silvio Berlusconi, che guidava il paese anche in modo duro, se infischiava dei 3 milioni di persone in piazza della CGIL, insomma, la guerra con l'Iraq continua e via dicendo, articolo 18. Si passa poi addirittura al 60% nel 2010, nuovamente déjà vu, governo Berlusconi, in questo caso 4, poi impennata negli ultimi anni, 2014 68% e addirittura nel 2016
79%, perché in fondo è anche vero, Salvini ha fatto sua la Lega, è lui l'uomo forte adesso, è lui quello che per utilizzare un termine della Lega, scusatemi per l'orario, ce l'ha duro, come diceva Bossi, no? Dall'altra parte c'è Renzi che ha trasformato il governo in un partito, sostanzialmente li ha sovrapposti, o meglio il partito nel governo, i Renzi, c'è ovviamente Grillo e via dicendo. Quindi diciamo come gli anni della crisi hanno intensificato quel rapporto, quella fiducia nell'uomo del destino, nell'uomo solo al comando, e lo ha poi, diciamo così, istituzionalizzato con le elezioni di Donald Trump, che tra l'altro è il primo ufficio che si è liberato, ma ce ne saranno tanti di uffici che se ne libereranno, che si libereranno in questo 2017, e noi ovviamente di Radar Li seguiremo seguiremo, tutte eh? le elezioni, con i nostri anche corrispondenti addirittura. Noi però adesso ci andiamo ad ascoltare gli Eagles of Death Metal con la loro Complexity. La temperatura dentro lo studio sta degenerando verso il Infatti, se forno. aprissimo un secondo non sarebbe male. No, ma io direi proprio di accendere. Ma perde un'altra volta! Eh? Giusto per cambiare un Vai, po' benissimo. Grazie a Dio. tempo. Tanto abbiamo ancora 2 minuti. Mi parli un attimo della primaria del Partito Socialista? Sì, allora i candidati erano tantissimi, veramente. Sì, ma proprio l'ultimo, cioè nel blocco saluti ne parliamo, Va bene, magari, eh. non è che Comunque pensavo ne ha parlassi. vinto Macron, questo Ah, ben Macron ha pensante. vinto, quello che sta. No, non Cioè, ha vinto, ha preso, diciamo che andranno al ballottaggio? ballottaggio, Lui è lui valsa. è valsa. Ma questo non è quello che c'ha. Era ministro dell'istruzione, mi pare. O dello sviluppo economico. Aveva la fidanzata che era la sua maestra alle elementari. Sì, Sì, è un questo. pensate. Questo Podemos qua francese, ovviamente, fa. Ecco, già si sente un po' più d'aria La fresca. voglia. Oh, Macron Frosinone però c'è anche, Eccola qua, la sua ministra è grande. pensate. È la ministra di economia, pensavo allo sviluppo economico. Ebbè, ha vinto. Come ha detto No, anche? Macron, scusa, ma Macron infatti si era presentato da Con un solo. altro movimento. No, 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 era coso, era. Dove sta? Non ricordo. Vabbè. Tanto. Hamon. Ecco che ho capito. Hamon. Tu Hamon. cosa vorresti ricominciare? Camon. Eh? Camon. Con che vuoi ricominciare tu? Eh? Cosa vorresti ricominciare? Sentenza Brexit? Sì, ma molto brevemente. Facciamo veloce. Daniel? Mannaggia, 19:34. Questo è sempre Radar e noi naturalmente continuiamo il nostro discorso politico perché parliamo di Brexit. Anche se sono passati 7 mesi dal referendum del 23 giugno che ha deciso le sorti del Regno Unito nell'Unione Europea, il caso non è ancora chiuso. Perché? Alcuni cittadini hanno chiesto un parere sulla Brexit, alla Corte Suprema, anzi prima alla Corte di Londra, che ha, esplicitamente affermato che serve un voto del Parlamento Perché ricordiamo essere un referendum consultivo, cioè consultivo. praticamente non c'era un automatismo. Esattamente. La Corte, poi gli avvocati del governo hanno fatto ricorso alla Corte Suprema inglese. Bene, la Corte Suprema inglese ha detto, ha stabilito che ci dovrà essere una manovra, sì, una manovra, un passaggio parlamentare per quanto riguarda la Brexit. E quindi per il momento, diciamo che l'avvio della procedura di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è sospeso in attesa della votazione della legge che è stata già proposta dal governo di Theresa May al Parlamento, alla House of Commons, e quindi la House of Commons e la House of Lords dovranno votare
sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Perché è importante questa cosa? È importante, dal mio punto di vista, è importante sostanzialmente, è interessante anche analizzare il fatto che vi sia stata una forzatura da parte della nuova Lady di Ferro con questo utilizzo dell'articolo 50, no? L'articolo 50 della Costituzione inglese che praticamente dice, chiamiamola così, chiamiamola Costituzione inglese, ovviamente sappiamo cosa intendiamo, che dice che un ministro può sostituire la regina per questi atti. Ovviamente in questo caso è intervenuta la Corte Suprema che per la prima volta ha votato con tutti i giudici, da 8 a 3, quindi pure abbastanza polarizzata, insomma, la votazione, e ha detto sostanzialmente che, appunto, come dicevi te, sarà il Parlamento a decidere. Ma in questo caso è importante sottolineare i parlamenti nazionali degli stati facenti parte del Regno Unito, quindi l'Ulster, che è l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles, non potranno intervenire, come No. invece potevano intervenire in altri casi passati. Quindi un colpo alla botte e un colpo al cerchio, no? Appunto, una parte si colpisce, non possiamo usare l'articolo 50, dall'altra parte invece gli stati nazionali che invece hanno votato a favore per il Remain, perché ricordiamo che sostanzialmente nelle campagne inglesi si è votato molto per il Leave, no? Poi la Scozia, gli altri, il Galles, Gibilterra, l'Ulster hanno votato per rimanere nell'Unione E Europea. questo voto del Parlamento, il Parlamento si esprimerà, è molto importante perché? Perché se dal punto di vista di elettori, anche se poi dobbiamo vedere, insomma, anche lì comunque c'è stata la maggioranza, seppur esigua, dei pro-Brexit, nel Parlamento la questione è un po' più complessa perché, diciamo così, i deputati della House of Commons, anzi I della Camera dei calcoli hanno detto che Comuni, la maggioranza invece è per il Remain, esatto, è ovviamente. per il Remain. E quindi si creerà una bella tensione perché, insomma, ricordiamo poi che c'è nel sistema inglese il collegio uninominale, quindi il deputato e il suo elettorato hanno un rapporto Vicinissimo. diretto, hanno un rapporto veramente costante. E quindi i deputati dovranno fare i conti nel loro voto con quello che vorrà la popolazione del proprio collegio di elezione. Potrebbe addirittura finire in un caos interno al Regno Unito e non interno all'Inghilterra, nel senso che, quanto pare, le realtà esterne, come appunto Scozia, Irlanda del Nord, Gibilterra, Galles, vorrebbero Rimanere. rimanere. Cambio di lingua? Parleremo francese in Unione Europea? Vedremo. Noi nel frattempo ci andiamo ad ascoltare il Vasco Rossi? Ce l'andiamo ad ascoltare, Se proprio Daniele? dobbiamo. Povero Vasco Rossi, ma che ti ha fatto di male? Siamo soli. Na 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 na. Gianfra, saluta Gianfra. Gianfra! E sentenza Della aveva. Corte Costituzionale. Lasciano i due blocchi. Allora, aspetta, che è successo? Che ha detto la sentenza? Non si può fare il ballottaggio? Allora, ha tolto innanzitutto il fatto del ballottaggio. Ha Ma quindi, tolto. aspetta, scusami, quindi se toglie il ballottaggio come funziona? Che al. C'è un solo turno. Metti mouse, no? C'è un solo turno e gli dà subito il premio di maggioranza, il primo turno? Esattamente, no, ma soprattutto poi ci sono i capilista che non possono più candidarsi in più collegi, Quindi capolista quindi la candidatura bloccato. multipla, o perlomeno può essere anche eletto, però prima poteva scegliere. Ma i collegi come sono? Uninominali, no? Sì, Plurinominali? no, sono Uninominali? plurinominali. Uni? No, Sono impossibile. no, sono plurinominali, no, perché io sto confondendo il Mattarellum. No, sono plurinominali. Però i capolista sono bloccati. Lo ricordi che c'era sta cosa? Quindi rimangono i capolista bloccati, ma si possono presentare. Però, mentre prima potevano scegliere poi il collegio da rappresentare, adesso non lo possono fare più perché? Perché ci sarà Un il sorteggio. sorteggio. Sì. Senti una cosa, sarebbe proprio stupido allora il sorteggio. Aspetta, una cosa solo, e questo è importante perché funzionava così l'Italicum. Io prendo subito il premio di maggioranza se arrivo al 40%, altrimenti non prendo il premio di maggioranza. Mi Esatto. serve il secondo turno. Ora io se prendo il 38% qua, non ho premio di Lo scatta maggioranza. comunque. Quindi è proporzionale puro, è puro. Una sorta di, sì, di proporzionale, Puro. bravissimo. E non c'è nessun premio di maggioranza, neanche regionale, niente.
Non gli ha tolto niente. Niente. Così funzionava. Al partito vincitore vanno 340 seggi e il minoranza 290. Soglia per il premio maggioranza è il 40%. 6-7 disponibili per, 6-7 seggi disponibili per collegio. Ah, vedi, però ci sono i 100 collegi plurinominali. Sta cosa me la ricordavo. No, c'erano 100. C'erano 100 collegi plurinominali e 6-7. No, a rotazione. Sì, giusto, giusto. Okay. Se torno un attimo su e fammi un attimo vedere le cose. Vabbè, Salvini esce. Addirittura voglio ritornare al Mattarellum. Sì. Beh, meglio. Torna giù un secondo a fare se poi. Proprio alle scritte. Da dove? Sotto. Vai, vai, vai. Io Cricci chiedevo più di te. E smettila di piangere. Dai, non nemmeno un'onda. È legittimo il premio di maggioranza? E noi invece non siamo soli, noi siamo pienamente in compagnia dei nostri ascoltatori che sono abbondanti, si stanno chiamando, sono una folla che ci acclamano, c'è Via L'Ostiense bloccata. Però proprio. Per il Papa, non so se hai visto, ma a Basilica San Paolo c'è il Papa, quindi è veramente bloccata Via L'Ostiense, ma non per noi purtroppo. Noi però parliamo anche della notizia del giorno, non di Donald Trump, non di altro, ma... Sempre di una sentenza della Corte Suprema. Della Corte Costituzionale. Nostrana però, che ha deciso se l'Italicum è costituzionale o meno. Parte dell'Italicum è incostituzionale. Perché che cosa accade? Che la legge elettorale Italicum, che prevedeva il doppio turno se un partito non avesse ottenuto il 40% dei seggi, dei voti, si accedeva al secondo turno, insomma tutto quel complesso marchingegno elettorale firmato Renzi Boschi non ci sarà più. Perché? Perché la Corte Costituzionale ha deciso che il ballottaggio è illegittimo, ma è legittimo il premio di maggioranza. Quindi il partito che prenderà il 40% dei voti accederà al premio di maggioranza, che ricordiamo 340 esatto, seggi. 340 seggi alla Camera su 630. E anche al Senato, perché ricordiamo che questa legge è applicabile anche al Senato della Repubblica, dopo che il referendum del 4 dicembre ha deciso che il Senato ce lo teniamo come, come lo hanno disegnato i padri costituenti. Un'altra novità è nel fatto che i capolista che rimangono bloccati, invece di scegliere il collegio dove il collegio da rappresentare, bene, non ci sarà più questo fatto, quindi si potranno candidare più collegi, ma poi sarà un sorteggio a decidere quale collegio rappresenterà il capolista. Quindi questo verosimilmente poi porterà, diciamo, i partiti a definire un solo, esattamente, un solo seggio di appartenenza, appunto, per un deputato, per un candidato deputato, candidato senatore, anche per rilanciare poi il rapporto col territorio, verosimilmente. E poi quindi qual è la cosa però più importante? Che questa, che questo Italicum epurato da tutti quegli elementi che abbiamo detto e che è stato ribattezzato Consultellum o Legatellum, anche Legaletellum, non so, ormai ci stiamo proprio stiamo dando pieno sfogo alla fantasia con i nomi latineggianti, ci fa ritornare de facto al proporzionale, perché se nessun partito o coalizione raggiunge il 40% dei voti, a quel punto non c'è premio di maggioranza, ovviamente. Non scatta il premio di maggioranza e quindi c'è un proporzionale. E quindi questo poi ridà nuovamente, seppur con le correzioni, ricordiamo, 8% al Senato, la soglia di sbarramento e una piccola soglia di sbarramento al 4% alla Camera. Però è anche vero che rimane proporzionale, quindi nessun partito godrebbe della maggioranza, diciamo così, assoluta
alla Camera E quindi e al Senato. probabilmente ci potrebbe anche essere un ritorno a quello che fu un vecchio, più di 10 anni, sicuramente, insomma, richiamo del voto utile, no? Non votate i partiti piccoli, date una mano a me per raggiungere il 40%. Esatto. E infatti per questo lo stesso Grillo ha detto che non c'è bisogno di alleanze, come al solito, come del resto nel loro non statuto, questa iniziativa, ma appunto si punta al 40%. E verosimilmente i sondaggi non danno troppo lontano il Movimento Tra 5 l'altro mi Stelle. suggeriscono un altro nome, Legalicum, attenzione, Legalicum anche, quindi insomma, c'ha tanti nomi questa nuova legge elettorale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza le cui motivazioni ancora dovranno uscire, c'è stata solamente la decisione, è stata resa pubblica solamente la decisione. Le reazioni sono tante e noi ovviamente... ne daremo voce. Noi per adesso ci andiamo ad ascoltare Lenny Kravitz. Vogliamo fare reazioni, E poi andiamo. Hamon e No, saluti? Beamon pure. Infatti è un primo Facciamo turno, dai. prossimo. Reazioni? Facciamo Legalicum. reazioni e saluti insieme? O Ah, un'altra? sì. Non so, è... Fa una cosa, fai togli go e bravo, lascia così. No, Where are you running? ma è possibile pure che faremo solo un blocco, eh. Lenny Questa è la Kravitz. canzone del Liverpool. Ci stiamo correndo. Beh, come dove? Sempre verso la porta avversaria. Siamo Beh, aggiungerei che, insomma, è il miglior attacco della Premier League. Sì. Non è minimamente la miglior difesa. Manco voi. Però Lugnati si è ripreso, nelle ultime 10 giornate. Ha fatto tipo 8 vittorie almeno. Stava messo male, stava. Cioè, veramente si pensava proprio a metà classifica. Eh? Beh, più prendere i 4 piedi dall'Everton, che vuoi calare, oh. Non so se un fanatico simile può lavorare in Inghilterra. Non so se un fanatico simile come Guardiola possa lavorare in Inghilterra. No,